Primo gol dopo soli 7 minuti, Marco Osio beffa in progressione sia De Vecchi che Facciolo in uscita. Poi Facciolo avrà tempo e modo di farsi perdonare con interventi decisivi dentro e fuori area. Il Parma sente il peso del successo e si chiude ad aspettare gli avversari. La Reggiana si mantiene lucida e controlla le manovre a centrocampo, anche se per Zunico è quasi sempre ordinaria amministrazione. Il gol del raddoppio arriva allo scadere del tempo regolamentare dai piedi di Alessandro Melli, prezioso e già richiestissimo talento del vivaio locale. Il resto è trionfo e tanta gioia per una promozione passata attraverso il più classico dei derby, quello del parmigiano reggiano, il re dei formaggi che unisce queste due province, peraltro oltremodo ostili quando si parla di calcio. Grande tifo quindi in tribuna anche per la Reggiana, ma encomiabilmente senza eccessi. La città è in festa perché si sente vicina alla sua squadra, oggi nella gioia come ieri nelle avversità, prima fra tutte la morte del presidente Ernesto Ceresini. Ragioni tecniche ci privano delle interviste, ma chiudiamo ugualmente consapevoli di aver raccontato la storia pulita di una cosiddetta provinciale oggi in Serie A. Entrare nelle prime quattro posizioni era nelle aspirazioni del Parma alla vigilia del campionato oppure l'appetito è venuto mangiando? Ma sin dal primo giorno io ho ritenuto questa squadra una squadra capace di fare grandi imprese, però non era nel nostro obiettivo. Ci siamo arrivati lavorando, ci siamo arrivati con la professionalità dei giocatori e quindi il merito va tutto totalmente. Di anticipo, il Cesena di Vicini non ha comunque concesso alla Reggiana di passeggiare tranquilla, partita grintosa e divertente. A centrocampo hanno funzionato i perfezionatissimi schemi di Pippo Marchioro. Al 27esimo questa pericolosa punizione di Morello, ancora una triangolazione ammirevole, la conclusione questa volta è di Sgarbossa, poi dopo 42 minuti assist di Zannoni per Sacchetti. 4.000 tifosi granata che hanno seguito la squadra in Romagna vanno giustamente in visibilio. Ripresa colorata di bianconero, il Cesena proprio non ci sta a perdere. Alla mezz'ora il pericolo parte dal piede di Piangiarelli. Al 33esimo arriva poi il pareggio, l'1-1 che chiude l'incontro con la firma di Hubner. Continua la lunghissima striscia positiva di Azeglio Vicini, ma tutto è inghiottito dal trionfo granata. Le interviste di Pierpaolo Cattozzi. Presidente, la battuta a caldo della promozione! Una grande emozione di quelle che non si dimenticano, credo che non ci sono parole per esprimere. Puoi anche piangere! No, non è adesso questo, è che è un po' represso, insomma, ma comunque vedo giusto il merito ai calciatori e al mister di aver fatto questo capolavoro. Sacchetti l'autore del gol è bastato per la promozione, almeno sì, la certezza della promozione. Perché la Piacenza ha pareggiato, quindi siamo matematicamente in A, quindi festa doppia. Morello, che emozione è questa? Ne avevi già provato delle altre simili? Sì, avevo provato lo scudetto con l'Inter, però questa è molto più bella perché l'ho vissuta più da titolare, è una cosa incredibile, c'è una gioia che staremo, vorremmo stare qua fino a stasera. Vincenzo Guerini, 39 anni, una vita per il calcio. Nel 1975 un incidente d'auto gli stroncò una carriera che pareva avviata verso grandi traguardi. Poi varie esperienze da allenatore, quasi sempre in sordina. Oggi Guerini ha finalmente vinto la sua prima battaglia con il destino. L'Ancona, grazie a lui e con lui, è in Serie A. Al microfono di Franco De Felice, il tecnico, emozionato, ringrazia i tifosi e la società. La dedico veramente a loro perché mi hanno aiutato tanto in questi 3 anni, in questi momenti difficili. La dedico anche alla mia famiglia, mia moglie, alle mie figlie e ai miei parenti, grazie. 87 anni di vita, 12 campionati in Serie B ed ora il grande salto. Per l'Ancona un traguardo storico, inseguito e cercato per tutta la stagione. Il capitano Massimo Gatta.
una grande gioia, basta guardare questa gente, è uno spettacolo meraviglioso. Per noi è un grande momento perché è una soddisfazione immensa. Bologna e Ancona volevano un punto e l'hanno ottenuto. Gol ed emozioni solo nel primo tempo. Al 27esimo il Bologna passa in vantaggio con Turchi il mazzo che sfrutta alla perfezione un lancio di Poli di quasi 40 metri. Il pareggio dell'Ancona al 50esimo lo firma Ermini dopo uno sbarione difensivo del rossoblù. Ancona in Serie A quindi e Bologna matematicamente salvo. Una magra soddisfazione per una squadra, quella rossoblù, partita con grandi ambizioni e finita a metà classifica tra fischi e proteste. L'unico applauso per Renato Villa, 180 partite con il Bologna, grande grinta e 100 polmoni. Per il mitico quella di oggi è stata l'ultima partita di fronte ad un pubblico a cui è entrato nel... Il Piacenza per la prima volta nella sua storia sportiva è in Serie A, ma il Cosenza non sta a guardare e nella prima mezz'ora comanda la partita. Ottime azioni del capitano calabrese, coadiuvato dai suoi compagni, il capitano calabrese De Rosa, che in varie circostanze al quarto e al dodicesimo impegna il portiere piacentino, che al trentesimo, dopo un ennesimo attacco dei calabresi, su passaggio del suo compagno Iacobelli, non trova di meglio che mandare di testa in angolo. Il Piacenza si ricorda che deve andare in A e finalmente si fa vivo con una bella rovesciata di De Vitis al 35esimo preludio del gol. Poi, 10 minuti dopo, arriva la rete. Azione corale di piacentini, bella rete appunto di Simonini, sottolineata dall'esultanza dei tifosi piacentini venuti in massa a Cosenza. Il secondo tempo ha una sola fisonomia, il Cosenza che attacca, seppure disordinatamente, e il Piacenza, qualche volta con fortuna, altre volte con mestiere, a difendere il gol che vale la Serie A. Due momenti difficili per il Piacenza con questo colpo di testa del Cosentino Napoli e poi al 29esimo la pressione cosentina viene quasi premiata con Napolitano che fa tremare la traversa e la squadra avversaria. Poi più nulla, il Piacenza è in atto. Destinato
destinata ad entrare nella storia, una vittoria meritatissima contro una Salernitana che non aveva nulla da chiedere a questo campionato. Il Chievo parte subito in avanti, vuole chiudere il conto con la Serie A e festeggiare, ma sbaglia un'incredibile serie di occasioni con Corradi e De Cesare, ma non solo. Ecco Riberto, il suo tocco per il cross di De Cesare e c'è la traversa clamorosa di Ciro De Cesare, ed è l'ultima occasione del primo tempo. Ce ne sono state anche altre, ma ce ne saranno ulteriori nella ripresa e le vedremo tutte in serie. Salernitana praticamente in vacanza, i tifosi del Chievo, c'erano 15.000 spettatori circa quest'oggi allo stadio Bentegodi, le cifre parlavano di qualcosa di meno, ma di sicuro qualcuno è riuscito anche ad entrare al pensiero, se escludiamo un palo un po' fortuito nel primo minuto di gioco. E qui invece ancora di prepotenza il Chievo con i suoi due attaccanti, il sinistro di De Cesare, l'azione del gol, esplode la gioia e la festa allo stadio Bentegodi, più tranquillo almeno in apparenza del Neri, ed ecco la maglietta sotto quella ufficiale, la maglietta con la lettera A stampata a carattere cubitale, diciamo così. Rivediamo intanto l'azione del gol, il buon lavoro di Cossato che era entrato da poco, e il sinistro questa volta preciso e potente dell'ex secondo gol in occasione di questo calcio d'angolo, con Danna, bravissimo Danna ad anticipare i difensori e segna Danna, 2-0. Ancora più gioia sugli spalti, la Ola che ha fatto almeno 10 giri in Serie A, arriva il fischio finale e inizia la grande festa, meritata la Serie A per il Chievo. La festa sta continuando anche in questo momento, gli ultimi attimi di una partita che non aveva più nulla da dire, e del Neri la sua gioia. Chievo in A. La prima volta del Lecce viene festeggiata così. In campo ci sono 5.000 tifosi giallorossi giunti anche dalla Germania e dalla Svizzera. La conquista della Serie A è una gioia immensa per tutto il Salento. Negli spogliatoi il finimondo. La partita? Beh, la partita viene giocata con uno spirito quasi decubertiniano, nel senso che l'importante non è vincere ma pareggiare. Al Monza e a Lecce serve solo un punto per far quadrare i conti. E quando al cadetto dell'anno Alberto Di Chiara salta in mente di rompere l'equilibrio della gara, la difesa leccese, fra le più impenetrabili della Serie B, fa quasi la riverenza a Saini, che va subito a pareggiare. Insomma, il Lecce ha in mano la promozione in A ed il Monza una tranquilla salvezza. Mettetevi nei loro panni, voi cosa avreste fatto? C'è per la verità qualche nefandezza difensiva qua e là che mette i brividi, ma ogni riferimento a fatti o episodi della vita reale, come dicono i titoli di testa dei films, è puramente casuale. Di autentico c'è solo la fuga generale e la festa finale. Il sogno è adesso realtà. Iurlano, Cataldo, l'allenatore Fascetti ed i ragazzi giallorossi ce l'hanno fatta. Con lo stadio nuovo e tante speranze, ora Lecce aspetta gli squadroni.